Allora, siamo con Maria Ida Episcopo, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Foggia. In cosa consiste il suo ruolo qui? Mi dovrei consentire in premessa di ringraziare il sottosopra e quindi l'ITET Pascal di Foggia per tutto ovviamente lo staff della dirigenza, i docenti, i professori Denti e voi che siete già espertissimi nel vostro ruolo. L'ufficio scolastico provinciale svolge un ruolo preeminentemente amministrativo, sovrintende tutte le istituzioni scolastiche provinciali, sia statali che paritarie, e ne determina gli organici, cioè il numero del personale di cui ciascuna unità operativa scolastica ha bisogno, i finanziamenti e i fondi strutturali europei. E poi determina anche le operazioni di collocamento delle risorse umane di tutti i profili che operano nella scuola, con trasferimenti, mobilità e anche, la cosa più lieve, le assunzioni in ruolo. Però c'è un nucleo fondamentale di questo ufficio dedicato ai progetti nazionali, ecco, che si occupa proprio di potenziamento delle innovazioni programmatiche e progettuali più innovative a cui il Ministero dell'Istruzione intende dar seguito e favore particolare. C'è in qualche modo un rapporto tra studenti, genitori e ufficio scolastico? È un rapporto talora silenzioso ma intenso, talora pubblico e manifesto, perché l'ufficio cerca, ecco, di presenziare alle vostre occasioni più rilevanti e dare anche risalto alle conquiste di eccellenza che vi riguardano. Quindi è un rapporto che si sostanzia in una vicinanza diversa rispetto a quella frequentazione che avete ogni giorno con i docenti, con la dirigenza, col personale nata. Sono in programma dei progetti per questo anno scolastico? Sono in programma delle prosecuzioni progettuali, come sul piano nazionale della scuola digitale, sulla scuola inclusiva, sui programmi Erasmus+, quindi sulla dimensione transnazionale dell'educazione e della scuola, sulle discipline artistiche, musicali e motorie. C'è un gran fermento di idee. Adesso vedremo l'anno solare 2019. Quale curvatura ci presenterà? Noi saremo pronti, lo faremo per voi, perché io credo che chi opera, sono convinta anzi, che chi opera nel mondo della scuola non opera mai per benefici personali e diretti, ma per voi che siete i nostri splendidi beneficiari finali. Ha un messaggio per i ragazzi. Sì, ragazzi, impegnatevi, studiate perché il titolo di studio e l'approfondimento culturale vi ripagherà nella vita. Non seguite le idee che non valga l'impresa, vale e vale moltissimo. E sono convinta che potrete farvi valere con maggiori difficoltà, con maggiore impegno, senz'altro, con occasioni più diradate, è vero, senz'altro è vero. Ma chi profonde impegno e chi struttura la propria preparazione, scolastica ma anche pratico-applicativa in un certo modo, avrà senz'altro un buon futuro per noi. Va bene, grazie mille. Grazie a lei.